27 di luglio, quando Arezzo viene colpita da una tremenda alluvione. I danni sono ingenti e l'acqua si porta via anche la vita di un uomo. Un mese dopo, il 23 di agosto, con un evento decisamente minore, alcune zone della città di Arezzo, come via Romana e via Capponi, finiscono di nuovo sott'acqua. Si vede, guarda dove arrivava. Lassù arrivava l'acqua qui. Io ho la taverna che ancora ce l'ho sciupata come l'altra volta. Se venite giù a vedere in che condizioni c'è. È alla vigilia del Consiglio Comunale, proprio sugli allagamenti, che l'assessore Marco Sacchetti annuncia una probabile variazione di bilancio per cominciare ad intervenire soprattutto nella zona di via Romana. Abbiamo fatto un incontro con la dirigenza della Regione Toscana, il direttore del Consorzio di Bonifica, i tecnici del Consorzio di Bonifica. Lì abbiamo un po' tracciato la situazione, lo stato dell'arte dei vari interventi, che sono ovviamente numerosi gli interventi da mettere in campo. È anni che ovviamente ci si lavora, se ne parla, ora è arrivato il momento ovviamente di dargli il là, perché certe situazioni non sono più sostenibili. Quando si sono allagate via Capponi e l'altra strada limitrofa, l'evento era veramente modesto, soprattutto il Sellina era senza acqua. Sì, è stato un evento intenso, di breve durata, che mette in crisi proprio il sistema fognario. Cioè la situazione ovviamente più critica è che le fogne. Allora, diciamo che in tutte le situazioni di emergenza e di criticità che il territorio aretino presenta, ce ne sono tante, da nord a sud, che abbiamo da Cadicio, Antria in parte risolta, ma fino ad arrivare ovviamente a Rigutino ed oltre, quindi sono tantissime le situazioni. Ovviamente credo che oggi, io ho dato questo input, è prioritario intervenire sulla zona sostanzialmente di via Romana, quartiere Tortaia, via Romana, quella Piavellandi, quelle zone lì. Partendo da monte verso valle bisogna partire ovviamente sul reticolo e in particolar modo sul Sellina, e quindi lì ci sono già delle progettualità su casse d'espansione, adeguamento della sezione d'alveo ed altri tipi di intervento. Poi bisogna intervenire, diciamo, sul reticolo delle acque basse, tecnicamente è tutto quel reticolo che si trova tra la viabilità e la ferrovia, tra il livellato stradale e il livellato ferroviario, e poi bisogna intervenire sul sistema fognario perché è inadeguato. Quindi questi sono i tre interventi da mettere in campo. Sui primi due siamo, la cui competenza non è nostra, è una competenza della Regione, che si avvale di consorzio di bonifica perlomeno per il secondo intervento per intervenire, siamo a un passo avanti, sono già, diciamo, ci sa quasi un progetto definitivo pronto e condiviso con l'autorità competente, che è la Regione. Sulle casse c'è ancora qualche ragionamento da fare, soprattutto capire anche alla luce delle nuovi eventi queste casse che effetti potranno determinare. Sul sistema fognario chiaramente bisogna mettere in campo un intervento che è molto pesante, perché si tratta ovviamente di adeguare il sistema fognario con tutto quello che comporta, e forse non è nemmeno sufficiente, però ovviamente quella zona lì è la zona in cui bisogna fare il focus e intervenire in maniera prioritaria. Su questo non penso ci sia a questo punto nulla da sindacare.